siamo nel regno della speranza, siamo nella palestra del grande maestro Gianni Maddaloni, amato un pochino da tutti quanti, me compreso, perché sono legato a lui da un filo di amicizia. Gianni, cosa manca a Scampia e qual è la speranza tradita che c'è stata fino ad oggi? A Scampia manca il lavoro, nelle periferie manca il lavoro. La presenza dello Stato sotto l'aspetto della polizia c'è, hanno lavorato bene, c'è poca droga oggi, c'è poca illegalità, ma c'è tanta speranza nei giovani nuovi, quelli che sono cominciati, diciamo, i sedicenni, i diciassettenni. Io notavo qualche giorno fa, c'erano 50 uomini a Piazza degli Eventi, mi sono avvicinato, era una riunione di disoccupati. Questo mi ha commosso, gente che vuole lavorare e non vuole sbagliare, gente che ha figli. Quella riunione mi ha fatto commuovere e mi sono vergognato come uomo adulto, perché forse anche io e qualcuno della mia età, ma parlo anche di politici, non hanno gestito bene questo fenomeno. Abbiamo Bagnoli, abbiamo la birra Peroni chiusa, abbiamo opportunità, basta, facciamo le persone serie. Il messaggio è forte, sintetico, ma dice, racchiude in questo messaggio anche di rabbia tutto quello che manca in questo quartiere. Un messaggio chiaro ai politici. Signora, come si vive a Scampia? A Scampia da diversi anni si vive veramente bene, nonostante si faccia vedere, comunque si parla soltanto di Gomorra e della serie TV, del bullismo, in realtà a Scampia si vive molto bene. Ed è proprio passeggiando per i viali della splendida villa di Scampia che abbiamo fatto un incontro straordinario. Ci siamo imbattuti in Antonella Leardi, che tutti chiamano Leandri sbagliando. E Antonella è la mamma di Ciro. Io non voglio ritornare sulla storia di Ciro perché abbiamo scritto e speso fiumi di parole, anche se le parole non servono a molto e non bastano mai. Antonella, buongiorno. Buongiorno a te, Sergio. Come si vive a Scampia? È questo che stiamo chiedendo a tutti. Il tormentone di oggi è questo. Come si vive a Scampia? Si vive benissimo, come in tanti posti della città. Anzi, se devo essere sincera, io qua vivo meglio magari del centro. Ieri proprio sono stata al centro. Mi dicevi una cosa bellissima, dimmela. Ieri sera sono stata al centro, verso Mater Dei, il museo da quelle parti. Credimi, non vedevo l'ora di rientrare. Dissi, non ce la faccio più. È così bello stare a Scampia, c'è l'aria, i parcheggi. Si sta bene. Stavamo parlando dei giovani di Scampia che hanno una marcia in più. Perché, Antonella, dici che hanno una marcia in più? Allora, perché i giovani di questo quartiere, prima di tutto, devono lottare proprio per i pregiudizi che hanno addosso, come poi è successo a me quando mio figlio fu sparato, no? Quindi questi giovani devono lottare 10 volte tanto a un giovane normale, quindi essere ragazzi per bene, lavoratori, ragazzi che vanno all'università, che vanno a scuola, figli di famiglie semplici, io sto parlando di me, di una donna semplice, di una famiglia umile, però ragazzi per bene con esperienze grandi proprio per i pregiudizi e poi perché questo è un quartiere comunque che va vissuto meravigliosamente, in una maniera particolare, perché c'è una realtà Scampia che non va, ma come in tutti i quartieri, come tutte le città, non solo di Napoli, ma dell'Italia, del mondo, secondo me. Ed è giusto che si parli di pregiudizi. Su questi sgradevoli pregiudizi si sta arricchendo, ci sta navigando con serie televisive che altro non fanno che buttare fango su questo quartiere, ma soprattutto su questo popolo. Lei è bellissima espressivamente quando mi dice siamo gente semplice.
La semplicità sta proprio nell'onestà culturale di queste persone che non viene mai rilevata ed evidenziata da nessuno. Noi vogliamo farlo. Dal tuo punto di vista, dovessi chiedere qualcosa all'amministrazione per dire quello che manca a questo quartiere, cosa ti senti di chiedere? Veramente il quartiere è ben pulito e ben tenuto. Ovvio ci sta qualche pecca, ma le pecche stanno in tutte le città, quindi purtroppo sappiamo che l'amministrazione comunale è devastata, quindi non è che possiamo fare richieste. Una richiesta però l'avrei da fare, abbiamo una piazza meravigliosa, una piazza che ha contenuto 50.000 persone il 27 giugno, però quella piazza non ha una panchina, non ha un albero. Si potrebbe rendere vivibile come vivibile questa bellissima villa. Quindi una richiesta io avrei da farla. Cercate di di rendere vivibile quella magnifica piazza. Come si vive a Scampia? Io vivo bene, se ci facciamo i fatti nostri si vive bene. Cosa manca? Allora, manca un po' di pulizia, manca un poco di ordine, manca un poco di mano d'opera. Quello che manca un po' a tutta Napoli, sostanzialmente. Però qua un poco in più. Ed eccoci qua, siamo nel Parco Corto Maltese, uno dei tanti parchi che sono qui a Scampia. Ah, un attimo solo, incontriamo un operaio del comune, come ti chiami, scusami? Mi chiamo Marco Alfieri. Marco Alfieri, Marco, che lavoro fai? Io non sono un operaio del comune, ma sono un dirigente di un'azienda, un SPA. Per il beneficio mio e dei miei figli mi dedico un po' al verde, visto che le istituzioni ci hanno un po' abbandonato. Sono 7 anni che ci occupiamo di questo bel parco, un parco che sono circa 20.000 metri quadri di verde e di strutture sportive che sono aperte a tutti. Erano in degrado, abbandonate, stiamo facendo quanto più è possibile per farle rivivere a tutti, ai ragazzi, ai giovani, ai sportivi e non sportivi che nonostante tutto scendono comunque a dedicarsi a farsi anche una passeggiata e ci aiutano a mantenere il parco pulito. Siamo in conclusione di questo meraviglioso reportage che abbiamo girato in una lunghissima 2 giorni qui a Scampia. Siamo in compagnia, per concludere, non potevamo fare altrimenti, di Claudio Di Pietro, che è consigliere dell'ottava municipalità. Siamo in questo meraviglioso campo di calcio. E siamo sempre a Scampia, attenzione, questo non è il San Paolo, però guardate questo prato, è stupendo. A Claudio voglio chiedere, usando una metafora calcistica, se dovessi fischiare un rigore, a chi lo fischieresti in questo momento? Io fischierei alla mercificazione di questo territorio, a questa categorizzazione del nostro territorio sempre negativa. Storicamente sono accadute cose gravi, ma è un territorio in ripresa, un territorio dove ci sono comitati, associazioni che vogliono lottare. Ne abbiamo incontrate tantissime in questo nostro che territorio. Ce ne sono tante di bellissime esperienze quotidiane nel nostro territorio, si cerca di fare rete. Noi lottiamo affinché non ci sia una mercificazione negativa del nostro territorio, che non sia usato come brand negativo. Questo non è contro Gomorra, non è contro le fiction, perché storicamente si sono sempre girate fiction in luoghi difficili, anche la storia del cinema americano, però c'è anche altro, e la TV, la stampa, i media hanno il dovere di far vedere che c'è un quartiere normale che vive, che cerca di rispondere a tutte queste... Vogliamo dare in là un suggerimento agli sceneggiatori, ai produttori di Gomorra, come per esempio accade nelle belle favole, chiudere la serie di Gomorra con un lieto fine, facendo vedere poi la Scampia che risorge, la Scampia che c'è, la Scampia che ha bisogno soltanto di essere conosciuta. Sei d'accordo? Sarebbe qualcosa di cinematograficamente simpatico, forse non fa lo share di Gomorra, sicuramente. Perché la gente vuole il morto. Però c'è la realtà e non c'è la fantasia. Forse noi viviamo di realtà
A Scampia ci sono anche storie di ragazzi come, che hanno fatto dei reati, che hanno pagato in carcere e oggi non vogliono sapere più nulla. Oggi stanno nel sociale, cercano di lavorare in maniera dignitosa, vivono con quattro soldi ma non scendono un'altra volta nei compromessi. È la forza, questo si deve fare anche vedere. Io non sono un uomo del mondo del cinema, però posso dire guarda, esiste anche altro. Esiste anche altro, esiste quello che tu hai detto, ma esiste anche che c'è gente che si è ribellata e ha detto basta, oggi voglio lavorare, non voglio fare più certe cose. C'è. E tiriamolo questo calcio di rigore, vai in porta, vai Pietro.